Finalmente Gesù è nato, c'è Natale, tutta la famiglia stanno litigando, pure in Italia penso, in tutto il mondo. Si guardi il tuo partner e pensi, non voglio più stare con questa persona, vaffanculo, facciamolo, divorziamo. E non importa se mangi pesce fermentato come qui in Svezia, o tacchini come gli americani, o la pasta che cazzo non lo so nemmeno cosa si mangia per Natale in Italia, ma tutte le cose buone si mangia, penso. Ho fatto il test, non è quello virus di merda, e sono affreddato o qualcosa, non lo so. Oggi facciamo un tacchino di vaffanculino. Qui abbiamo 7 kg di tacchino fresco. Madonna ragazzi, scusa. E vedi qui, scivola in giro, è un problema. Allora si può metti quello qui e diventi più facile con un panno pulito. Il macellaio quasi sempre metti le cose intere, la trippa. Non lo so se la trippa è un nome generale per queste cose o solo una cosa che si mangia. Affanculo, voglio dire, queste cose come la colla, il cuore e le cose. E metto qui, butta a fanculo e non butta a fanculo, metti nel una pantolla a pressione e facciamo un buon brodo con queste cose. Questo episodio è pagato di Husk. Le persone di tutto il mondo hanno richiesto un coltello speciale con più controllo e equilibrio e Husk ha consegnato un foro fatto con il laser. Puoi metterci il dito dentro per un controllo superiore. Oppure puoi mettere il tuo pene, ma è pericoloso. È sconsigliato. Guarda che coltello di Husk. Il manico è in legno di quercia. Presa molto bella. La lama è in acciaio inossidabile, per tagli perfetti. È arrotondato, quindi puoi farlo oscillare così avanti e indietro per tagli extra fini. Usa il link qui sotto, otterrai un enorme sconto, eppure io guadagnerò un po'. E adesso tagliamo le ossa. Allora, cominciamo a tagliare qui e qui e metti i ditti dentro. Tu sai come si mette i ditti dentro? Tu hai messo i ditti dentro le cose buone tante volte. E così è tranquillissimo, removiamo i pelle, così. E guarda qui, stai attento perché dobbiamo usare queste pelle tra poco. E adesso prendi il coltello e taglia il petto lungo la gabbia toracica. Così, tagli e tagli. E pure qui la stessa cosa. Tagli la cosa così e giù. E finalmente hai tutta la gabbia toracica e qui. Rimuoviamo e mettiamo nella cosa di pressione. Fanculo di merda. E adesso la gamba. Tagli lungo l'osso della gamba, così. Tutto l'osso guarda. E non è un problema se non è bellissimo fatto. Fai come vuoi, bene, come cazzo vuoi. Non è un problema perché dopo lo ricostruiamo tutto. Ti faccio vedere. E adesso rimuovi questo piccolo osso qui, perché se tu non rimuovi questo, gli ospiti lo metti nella gola e moriranno tutti. E dopo
rimuovi questi legamenti duri, questi bianchi qui, metti i ditti e è ovvio dove sono. Guarda qui, qui, e con il coltello butta a fanculo. Questo è di merda, non è buono. E adesso l'altro, rimuoviamo l'osso così, rimuoviamo tutto così, i legamenti duri e la merda così. E adesso ricostruiamo il tacchino. Guarda, è morto il tacchino e adesso dobbiamo ricostruire. Prendi la pelle e tirala così, guarda qui che bello è. E fa un laccio con la corda così per cucinare, la corda per cucinare. Non usi una corda per suicidio perché è troppo grande. E legalo, così. E guarda, ci sono i ali con l'osso qui, il resto è solo il buon pollo che si può mangiare, che buono è. E questo è tanto, come ho detto prima, 7 kg con gli ossi, un po' di meno senza. Allora, tanto di sale bisogna, pepe nero fresco, il timiano fresco, un po' di olio di oliva extravergine. Forse non so se deve dire extravergine in italiano, perché tutti gli oli di oliva in Italia sono extravergine, penso, che cazzo so io. Se la mafia non ha... è cambiato. Ho letto che la mafia fa olio di merda e vendano come olio di oliva. Ma che cazzo so io? Oh, olio! Olio di olio! Questo è io che faccio il voce di un mafioso italiano. Non lo so se è buono, fatto bene. Ma va bene, mettili nel frigorifero senza coperto, perché guarda, lasci stare nel frigorifero dove è secco, perché i pelle diventi più secco e più croccante e buono. Vogliamo questo, non vogliamo i pelle di merda. E guarda qui, il carcasso è tutto nella pantolla di pressione. Metti 3 cipolle, piccole cipolle, tanto di acqua fresca, più o meno quanto è. Forse 5 litri di acqua qui. E dopo 2 ore spendi e lasci stare e la pressione va giù. Dopo forse 20 minuti. Allora, in questo tempo prepariamo la salsa, il sugo. La salsa o il sugo. Prima volta ho chiesto qual è la differenza di salsa e sugo e non mi ricordo, ho dimenticato la differenza. Ma facciamo la salsa, la bon sauce, come dicono i francesi di merda. Ma loro sanno come si fa i buone sauce. Scalogno e funghi. E usi i funghi questi che non costa tanto, perché c'è tanto di umami dentro, c'è un buon sapore dentro. Se tu mangi i funghi, allora forse compra i funghi buoni. E con i sapori buoni, la testura buona, eccetera. Ma in questo caso buttiamo a fanculo dopo. Adesso vogliamo solo il umami. Allora, funghi di merda, piccole pezzi così. E metti con l'olio di oliva nella grande pantolla con un po' di concentrato di pomodoro. E adesso versi il brodo attraverso un setaccio, ma lasci stare più o meno un litro, perché usiamo un litro tra poco. Ma il resto qui, una grande tazza di vino bianco, il timo fresco, e fai bollire fino a quando è rimasto solo 25% di liquido. Allora lasci stare il liquido e l'acqua va fuori e rimasti buoni sapori, il grasso e le cose dentro. Allora, più o meno forse 45 minuti, che cazzo so io. Adesso prepariamo il ripieno. Sai, gli americani sempre parlano di ripieno per il tacchino e si mangia e la cosa è buona perché c'è i sapori di tacchino dentro quello e... voglio dire, si può fare lo stesso ripieno senza ripienare, senza mettere dentro, si fa meglio, una meglio textura e sapore, eccetera. E ti faccio vedere come.
si fa la cosa migliore. Taglia una carota grande e due cipolle piccole e circa 4 spicchi di aglio. Qui ho messo tanto di sale e diventi quasi come una pasta di aglio. Il sale e rompere gli aglio e vaffanculo. Io non sono chimista, nemmeno so in italiano come si dice le cose. Scusa. È così. Non posso parlare italiano bene, però può cucinare. Allora stai zitto. Un po' di rosmarino e friggiamo l'olio di oliva. Così. E renderlo morbido. E buono. E che buon sapore. Che buon profumo. E qui abbiamo il pane bianco. Economico. È bello in italiano che non si può dire cheap. Sai, cheap come in inglese si dice economico. Economico per me non è una cosa negativa, è una cosa positiva. Ma va bene, uso la parola italiana. Pane bianco economico. Taglia a cubetti così e mescoliamo tutto. E qui mettiamo tanto di burro, tanto di burro. E tutto qui e qua, poi e qui è il brodo che ho detto prima. Ti ho detto lasci stare un litro di brodo e qui. Se è un po' raffreddato e bene, allora adesso possiamo mettere 2 uova, così mischiamo e tutto mettiamo qui. E fai assaggiare, se il brodo è molto salato allora basta, se no metti un po' di più sale adesso sopra qui con un po' di pepe nero. E adesso lasciamo stare questo e tra poco facciamo il finale. Iniziamo con la cottura di uccelli. Metti nel 180 gradi e quanto la temperatura interna raggiungere di 76 gradi, allora è pronto. Con la ossa forse 3 ore, non lo so, 3 quasi 4 ore pure. Senza ossi di meno, ma metti un termometro e diventi fantastico. Penso che quello uccello qui ho messo 2 ore e mezzo, quasi 3 ore penso. In questo tempo bolliamo le patate e guarda quanto è l'uccello, buonissimo uccello, è pronto. Non è croccantissimo ancora, ma dobbiamo lasciare stare. E questo e finalmente facciamo la croccantezza di pollo e poi gli ospiti mangiano e tutti siamo contenti, pure i Gesù. Allora aggiungi il grasso dell'uccello nelle patate e metti il ripieno e le patate nel forno e vedi il ripieno, c'è il sapore di pollo ma non è dentro il pollo e diventa una textura fantastica e buona e fantastico tutto. Ah bene, 220 gradi e facciamo un po' di Bruxelles. So che alcuni non piacciono i Bruxelles, ma io penso che i Bruxelles bolliti non sono fantastiche. E se tu hai provato solo i Bruxelles bolliti, forse a te non ti piace. Allora fai così, friggiamo. I Bruxelles fritti sono molto molto buone. Rimuovere questo base qui, il gambo, come si dice, il gambo di Bruxelles qui, e tagliamo a metà. Friggiamo nel tanto di olio di oliva con la paprika affumicata in polvere così e un po' di sale. È pronto, è buono, è pronto, caramellizzato perché c'è tanto di zucchero dentro di Bruxelles. Fantastico, è buonissimo. Si fa i scorreggi di merda dopo di questo, ma fa niente, è buono. Questo è pronto adesso. Allora le patate dobbiamo lasciare stare ancora 10 minuti forse. E poi pure i patati sono pronti, che buono. E presto facciamo la salsa. Metti attraverso il setaccio, così ha un profumo incredibile, minchia!
E tanto di burro, quanto è qui? 100 grammi, quasi 150 grammi di burro. Che buono, metti qui e saggi. Se c'è abbastanza di sale, allora lasci stare. Se no, metti un po' di più sale. Eppure 2 cucchiai o 3 cucchiai di zucchero e un po' di farina nell'acqua fredda, così per addensare. Ma mischia, mischia sempre. Se tu non mischi, questo coagala. Un po' di prezzemolo tritato così. E adesso tutto è caldo e buono e tutto, tutti aspettano. Allora la finale, la fine cosa che dobbiamo fare, la ultima cosa, voglio dire, che dobbiamo fare è la croccantezza di polla. Allora metti nel massimo nel forno, cazzo, massimo così per, non lo so, 10 minuti forse, ma stai attento, non vogliamo bruciare la casa e i cacci, tutto. E guarda che croccante, rimuoviamo la corda così, i cavoletti di Bruxelles, il ripieno colone è forcito, non è ripienato dentro, non so come cazzo dici, il ripieno esterno forse. Patate grasse e croccanti, dai, carne puro con le pelle croccante, i cavolini, la salsa, Dio mio, Gesù, ma fanculo, il preti di Sicilia, che buono è, Madonna, ragazzi, mortacci, stracci, bella catazzoccola, che buono è. E senti, grazie tanto, se tu non vuoi pagare nel Patreon, perché se vuoi, certo che vuoi un dollaro, no? un euro, quanto è un euro? Nemmeno un euro a mese, è un euro quanto faccio un film, se non faccio il film non ti paga niente, ma va bene, fai come vuoi. Se non vuoi, allora guarda i film qui, fai sussizione, dici amici, fai come vuoi. E poi se vuoi comprare qualcosa, vai nel Spreadshirt e compri la cosa. Ho messo il link qui dentro. Ma va bene, cosa voglio dire? Voglio dire che grazie tanto e vaffanculo, e ci vediamo tra poco.